Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video in cui oggi vi mostrerò un tutorial, ok, solo a scopo informativo di come vedere password e IP delle persone. Allora, non so a voi cosa ne farete, ma se siete interessati a questo video e siete entrati, allora ci sarà un motivo, vabbè. Allora, io faccio questo soltanto a scopo informativo e vi permetterà attraverso al server Aternos, ad un server Aternos di Minecraft, vi permetterà di guardare l'IP e la password della persona che entra dentro il vostro server e anche di voi stessi. Come prima cosa ci servirà avere appunto un server Aternos, per esempio io ce l'ho. Adesso vi spiego quello che servirà, il setup tutto per creare questa funzione del trovare la password dell'IP delle persone. Allora, come prima cosa dovrete selezionare la versione. Nel mio caso ho selezionato la 1.19.2. Non so perché a fianco c'è scritto tra parentesi 133, ma io ho selezionato quella. Allora, voi una volta aver selezionato la versione, andate su a sinistra, vedete a sinistra vedete una barra con tutto tipo server, option, console. Andate a cliccare su software. Una volta cliccato su software, cliccate su Paper Bucket, che si trova in mezzo. Ci cliccate sopra, installate, cioè cliccate sulla versione del vostro Minecraft, scusate, la versione del server Aternos del vostro Minecraft, nel mio caso appunto 1.19.2, e la installate. Basta cliccarci sopra, a destra c'è scritto installa, cioè comunque si capisce. Allora, a sinistra poi, sempre nella barra sinistra, vi si aggiungerà uno spazio con su scritto plugins, cliccate sopra e andate a cercare AufMe con la maiuscola. Nelle due colonne, allora nella colonna destra, nella penultima, vi verrà scritto AufMe Reloaded, ci cliccate sopra e installate la versione più nuova che c'è. Poi continuate sempre a scrivere e scrivete cclogger. Cliccate su cclogger e installate la versione nuova. Poi andate sul server, basterà avviarlo. Ok, poi aprire, vabbè, il vostro Minecraft, che può essere, vabbè, credo che si sappia qualsiasi Minecraft. Io per esempio ho appunto il T-Launcher e si può usare anche altri Minecraft, tipo quello ufficiale o altri. Allora, aspettiamo che si avvii. Intanto cominciano ad andare molti giocatori.
Allora, se avete appunto Minecraft craccato. Ah, ecco, allora. Sto proprio aspettando questo momento. Ok, allora sono andato nella console. Potete vedere che c'è un errore, no? Questo errore non c'entra proprio niente. Anche se avete l'errore, è lo stesso. Non vi dà niente in meno. Non funziona lo stesso. Allora. Se avete, vi dico soltanto questa cosa qua, se avete il Minecraft craccato come il mio, andate nelle opzioni e cliccate cracked, true, e così ce l'avete. In modo che anche quelle per le persone craccate non premium possano entrare. Se no vi dirà errore se avete Minecraft craccato e non vi fanno entrare. Allora. Adesso, beh, dopo il classico rumore dell'accensione del server, apriamo il nostro server di Minecraft e ci chiederà o di fare una registrazione se non siamo registrati, cioè o di registrarsi se non siamo registrati, oppure di fare il login. Allora, adesso io censurerò la password, ok? Ma potete mettere qualsiasi password che volete. Allora, una volta che hai fatto il login, aspettiamo che. Adesso, una volta aver fatto il login o la registrazione, andiamo sul sito di Eternos, andiamo sui files, plugins, cclogger, players e il nome del player.log ci sarà scritto. Per esempio, io mi chiamo su Minecraft Fatilla. Infatti c'è scritto fatilla.log, quindi ci cliccate sopra e adesso censurerò ovviamente praticamente tutto, cioè non tutto, però molta roba censurerò, in cui infatti sì, ci sono due cose, due barre, ok, destra e sinistra, che sono quelle più importanti che censurerò. Che praticamente a sinistra c'è scritto l'IP, ok, per esempio, cioè quindi un codice, ok, per chi non sapesse cos'è l'IP io non dico perché non ho voglia di spiegare, poi non sarebbe neanche il video adatto. A destra invece potete vedere, per esempio, appunto fattilla, ok? Due punti slash login, nel mio caso appunto, e la password, ok? Che non vi dico perché non voglio dire. E qua vedete tutto quello che scrive e fa, cioè quello che scrive la persona. Per esempio, appunto, io avevo scritto una volta fatilla slash game mod game mod creative, ok? A questo punto io direi, ragazzi, che possiamo concludere il video. Non so per a che cosa serve o che cosa vi serva a voi tutto questo, ma a me non me ne può importare. Io ho fatto vedere il video. E niente, io vi saluto. Ciao. Ah.